quello del sorgere delle istituzioni. Quello che è certo è che molto presto si verifica nella storia della Chiesa una svolta che possiamo chiamare così, il proto-cattolicesimo. E questo è un fatto storicamente attestato, il proto-cattolicesimo. E quindi innegabile, anche se la valutazione che ne viene data è diversa. Ovviamente per i protestanti la valutazione è negativa, mentre per i cattolici è positiva. La diversità deriva dal fatto che del proto-cattolicesimo, di questo fenomeno, si possono dare due interpretazioni: o un'interpretazione teologica o un'interpretazione storica che si rifà alle intenzioni, alla mentalità degli autori delle fonti storiche. Noi guardiamo al proto-cattolicesimo secondo un'interpretazione storica. Noi guardiamo ai primi tre secoli, durante i quali avvengono sviluppi significativi, mentre dal IV secolo in poi si assiste a degli aggiustamenti. E bisognerà poi attendere il Concilio Vaticano II per trovare delle novità significative. Questo mi diceva il mio professore di storia della Chiesa, lui era abbastanza estremo. Dal IV secolo al 1962 è stato tutto un aggiustamento. Mi rendo conto che è un pensiero estremo, ma diceva proprio questo, dovevamo illuminati. Tutto un aggiustamento. Teologicamente ragionando, Facciamo questa premessa. Se guardiamo al cristianesimo primitivo, ovvero a quello del Nuovo Testamento, non troviamo segnali per una sensibilità giuridica a cui invece siamo abituati noi. Ciò significa che non dobbiamo mettere nella lettura di questi testi quello che è nostro attualmente, ma non appartiene alla mentalità dell'epoca, quello che vi dicevo prima. Leggere queste fonti storiche con i nostri schermi mentali ci porta fuori strada. La mentalità di questo primo periodo, dei primi tre secoli, è quella della dimensione carismatica. E una tale mentalità si comprende pensando all'eredità culturale del Nuovo Testamento. Qual era l'eredità culturale della Chiesa delle origini? Noi l'abbiamo visto, si rifà anche alla legge mosaica. La legge mosaica tradizionale, più profonda, e non a quella recente del giudaismo. La legge in questo senso è concepita non come una prescrizione, una norma da osservare. Ma cos'era la Torah? Era per il più ebreo qualcosa che indica, illumina, illustra un valore, istruisce su un valore. Perciò c'era questo da dire. E per questo nell'Antico Testamento troviamo norme che sono contraddittorie tra loro, se vengono viste come norme giuridiche, in quanto in esse si deve guardare soprattutto a ciò verso cui si vuole educare. Nell'Antico Testamento abbiamo anche prescrizioni così idealizzate che di fatto non sono mai state realizzate. È il caso del Giubileo, di cui non si trova realizzazione effettiva. Tuttavia, non si rinuncia a richiamare la fedeltà all'alleanza di cui il giubileo del mondo ebraico, non si rinuncia a richiamare la fedeltà all'alleanza di cui il giubileo dovrebbe essere concretizzazione, anche se si sa che difficilmente potrà essere realizzato. Il Nuovo Testamento riprende questa impostazione e si schiera contro lo spirito legalistico di stampo farisaico, contro il legalismo dei farisei, che viene contrapposto allo spirito della legge mosaica, in quanto poggia troppo sulle norme giuridiche e sull'osservanza comportamentale di tali norme. Per il Nuovo Testamento, attenzione, la legge va interpretata con intelligenza, riscoprendo il valore che essa indica. Per questo
Perché Gesù, vi siete mai chiesti, perché Gesù dice che il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato? Perché in questo caso si rifiuta un rispetto del sabato che finisce col non rispettare il vero spirito del sabato. L'osservanza legalistica del sabato, del non fare più di tanti passi, come ci dice il Talmud ebraico, tanto per intenderci, stava prendendo il sopravvento nella società giudaica del primo secolo. Perché Gesù nei Vangeli il tartassa? Perché dice: attenti, che voi fate più caso alla norma, ma ignorate il valore a cui la norma vuole educare. E questo è lo spirito del Nuovo Testamento. Non troviamo perciò, questa è la premessa, noi dobbiamo renderci conto che nel Nuovo Testamento non troviamo segnali per una sensibilità giuridica. Quelli ce li avevano i farisei e ce li abbiamo noi oggi, ma nel Nuovo Testamento no. Ecco, poi quanto detto in generale va anche nello specifico del nostro problema. Quando guardiamo cioè la struttura della Chiesa, noi adesso stiamo vedendo il sorgere dell'istituzione. Come fatto per i sacramenti, seguiremo l'evolversi della strutturazione della Chiesa nei diversi periodi della storia antica. Distingueremo tra varie età. La prima età nella quale guardiamo è appunto l'età apostolica. L'età apostolica trova le sue fonti nei testi del Nuovo Testamento, che sono esaminati con mentalità storica, andando cioè a vedere la comunità storica primitiva, come era organizzata e il motivo di questa organizzazione, in quanto l'organizzazione segue le necessità delle comunità e la comunità è un organismo vivente che quindi cresce. Il Nuovo Testamento ci dice che nella comunità primitiva di Gerusalemme abbiamo il servizio dei 12 e il servizio dei 7. Consideriamo il servizio dei 12. Ecco, con la nostra mentalità che è impregnata di giuridismo, saremmo subito portati a pensare ai 12 come ai capi della comunità. Però questa è un'interpretazione storica non del tutto corretta. I 12 chi sono? Sono quelli che Gesù ha scelto per dare un segno forte di testimonianza storica. Sono 12 come 12 erano cosa? Le 12 tribù di Israele. Quello che resta immutato è il valore, ma superando facilmente la rigidità. Infatti ben presto essi non saranno più 12. Perché prima Giuda, via, arriva sì Barnaba, ma poi si disperdono. Giacomo il maggiore è il primo, come ci racconta il libro degli Atti degli Apostoli, a subire il martirio sotto Erode Agrippa, perciò il numero viene meno. Eppure aveva una forte valenza storica, come le 12 tribù. Consideriamo un attimo il servizio dei 7. Ecco, questo ci può interessare, qui qualcuno di voi sta facendo il cammino verso il diaconato. Anche in questo caso il 7 ha un valore simbolico. Il numero 7 nella mentalità ebraica rappresenta il concetto di totalità, di perfezione. Signore, quante volte devo perdonare mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù, che era molto ironico, gli dice: no, fino a 70 volte 7. Figuratevi, è una battuta, in fondo Gesù risponde a Pietro lì con una battuta ironica. Fino a 70 volte 7. 7 era il numero della totalità nella mentalità ebraica.
E chi sono questi sette? Sono coloro che vengono eletti per un servizio di comunicazione linguistica. Perché nella comunità primitiva, oltre ai giudeo-cristiani, vi erano cristiani, greci, con esigenze diverse che creavano discussioni anche nel gruppo dei dodici. Parliamo di servizio però, vedete, non usate il termine diaconia, perché il termine diacono è usato per indicare anche il vescovo. Anzi, ricordiamo come non si parli mai di vescovo. Non si parla mai di vescovo al singolare, di monoepiscopato, ma si parla sempre di episcopoi. Episcopoi in greco è vescovi, al plurale. Episcopoi, collegio dei vescovi, episcopato collegiale. Ecco, il gruppo dei dodici e il gruppo dei sette scompaiono con l'evolversi storico. Il gruppo dei sette scompare con la morte di Stefano, a cui fa seguito la dispersione dei cristiani e ellenisti, e pertanto non serve più un gruppo di servizio per essi. E il gruppo dei dodici scompare con la morte di Giacomo, come vi avevo detto prima, che non viene sostituito per reintegrare il numero dei dodici, come era accaduto già nel caso di Giuda. L'impostazione ebraica sfuma con un'apertura verso i pagani. Ecco, inizia l'era missionaria, il periodo delle missioni degli apostoli. Proprio ad Antiochia, fondata da cristiani ellenisti, dove compaiono anche le figure di profeti e dottori, si decide di inviare Paolo e Barnaba in Asia Minore e Pietro e Giovanni in Samaria. Nascono molteplici comunità che si organizzano secondo due diversi modelli. O sul modello di Antiochia, dove i vescovi e i diaconi guidano la comunità e sono il suo punto di riferimento, oppure ci si organizza sul modello ebraico, che ha a capo un gruppo di presbiteri, cioè di anziani, ricordando la funzione degli anziani nel giudaismo, che partecipavano al sinedrio. La differente terminologia spiega anche le differenze culturali, ma il compito, il ruolo degli episcopi e dei diaconi, episcopi e diaconi non sono mai separati nelle comunità ellenistiche, e dei presbiteri nelle comunità di origine giudaica sono uguali. E qual è questo compito? Essi sono il punto di riferimento della comunità nella liturgia della parola e nell'Eucaristia. Poi, al tempo dell'espansione geografica, segue un altro momento, che è quello del consolidamento. Morti ormai gli apostoli, i capi sono chiamati a sorvegliare sulla fedeltà all'insegnamento e sull'unità. Sorgono grandi centri, come quello di Efeso, e gli evangelisti, che sono in questi grandi centri, annunciano l'autentico insegnamento e garantiscono l'unità non solo nel centro, ma anche nella parte di territorio che adesso si rifà. Siamo al tempo delle lettere pastorali, le cosiddette lettere pastorali del Nuovo Testamento, del consolidamento delle comunità sorte. E si cominciano ad avvertire condotte anche di sdicevoli, dei pastori con invidia. E le lettere pastorali propongono le qualità per essere pastori e le norme per i pastori. Stiamo così andando verso una codificazione, una regolamentazione per garantire l'autenticità dell'insegnamento e una disciplina che mantenga l'unità. Questo per quanto riguarda l'età apostolica. Prego. Cioè, il numero di queste comunità, quante persone facevano parte di queste comunità? Ovviamente non c'era le comunità oppure con i ministri. Cioè, c'è detto che c'erano due tipi di comunità, quelle dei vescovi. Sì, quelle sul modello antiocheno e sul modello ebraico. Ebraico. Ovviamente non è che fosse un numero chiuso per intenderci, perché comunque erano piccole, perché ovviamente nella compagine culturale dell'impero romano avevamo detto che il cristianesimo era considerato superstizio, avevamo usato nel
mi pare due lezioni fa, questo termine, superstizio, era una, come dire, una delle tante religioni, una delle tante fedi, una delle tante filosofie. Non è che ci fosse un numero chiuso, per intenderci, eh? Poi, se poi si intende che dovessero essere per forza 12 e 7, no, perché quello è stato il numero iniziale in quella che è stata la comunità gerusalemitana iniziale. Gesù aveva scelto il numero 12 dal punto di vista simbolico per le 12 tribù di Israele. La prima comunità cristiana, questi servitori, li prende il numero di 7, perché 7, ripeto, è il numero nella mentalità ebraica della totalità. Poi non è detto che dovessero essere ripetute sempre queste condizioni, eh? E non c'era tanto più un numero chiuso, per quanto ci riguarda. Chiaro? Ecco, andiamo adesso un attimo all'età subapostolica. Il secondo periodo è detto età subapostolica. Ed è l'età dei padri apostolici. L'età dopo gli apostoli, l'età dei padri apostolici. Dove si verificano però già dei cambiamenti. Qui le fonti che sono in parte contemporanee come tempo ai testi del Nuovo Testamento sono letteratura che però non è ispirata. Il contesto diventa più ampio in questo periodo perché iniziano le persecuzioni. Bisogna allora serrare le fila attorno ai capi, che spesso sono quelli che rischiano maggiormente, in quanto ad essi soprattutto sono indirizzate le persecuzioni, chi vanno a colpire le persecuzioni, il capo. Caratteristica è l'organizzazione dei servizi o ministeri, che sono tutti inglobati sotto il termine di diaconia. Ecco, assistiamo nell'età subapostolica al delinearsi progressivo di un triplice ministero, che prende a modello quello ebraico, adattandolo con un membro che diventa prevalente a capo della comunità. Ecco, è nell'età subapostolica che cominciamo a parlare di vescovo al singolare. Prima abbiamo detto nell'età apostolica vescovi insieme in forma collegiale. Nell'età subapostolica, in questo secondo periodo, si comincia a parlare di vescovo al singolare. Si parla di profeti che tendono a scomparire e di diaconi che sono in stretta collaborazione con il vescovo. Siamo di fronte a due fenomeni contemporanei. Primo, la scelta del modello ebraico dei presbiteri, degli anziani. E secondo, la modificazione del modello che, anche se rimane collegiale, vede emergere di un singolo, che non si separa dal collegio, ma acquista un'importanza sempre maggiore all'interno del gruppo. E inoltre, nell'età subapostolica, si va verso un'accentuazione del ruolo pastorale, soprattutto a livello disciplinare, a discapito del servizio della parola. È un'età in cui l'istituzionalizzazione diventa forte. Ed è alimentato questo anche dal sorgere di fattori nuovi. È in questo periodo che sorgono le cosiddette eresie, che vedremo. Si tende ora verso una forma giuridica e si tende a sviluppare in questo periodo il cosiddetto pensiero teologico. Diciamo, ecco, che il pensiero teologico in sé per sé nasce nell'età subapostolica. Ecco, è proprio il sorgere di questo fenomeno che all'inizio ho definito il proto-cattolicesimo, cioè il passaggio dalla Chiesa primitiva alla cosiddetta Chiesa cattolica dei secoli successivi. Poi la terza età, il terzo punto, che è l'età che va dalla seconda metà del secondo secolo al terzo secolo. Qui
Qui siamo prima della pace costantiniana e nonostante un'apparente stabilità, questa epoca è caratterizzata da un ulteriore consolidamento istituzionale e da un ulteriore sviluppo teologico. Seconda metà del secondo secolo fino al terzo secolo, ripeto. Il concetto di ministero continua ad evolvere in rapporto alle nuove esigenze e pertanto su di esso si centra anche il compito di uno sviluppo geoteologico. Già nell'età subapostolica avevamo visto che cominciava ad esserci una concezione del triplice ministero, vescovi, profeti e diaconi, e piano piano abbiamo detto che i profeti tendono a scomparire e si sceglie il modello ebraico degli anziani, perciò si arriva a vescovi, presbiteri, diaconi. E questa triplice gerarchia, vescovo, presbiteri e diaconi, si va via via stabilizzando. Al vescovo viene attribuito anche ora il compito di gestione dei fondi comuni delle chiese, che sono fondi destinati sia all'assistenza dei bisognosi, sia al sostentamento dei ministri. È il vescovo sempre che ha il ruolo dell'amministrazione e questo ruolo acquista un peso sia nei rapporti interni sia nei rapporti esterni. Sempre in questo periodo si assiste alla gerarchizzazione dei vescovi. I vescovi delle grandi città, che avevano maggiori disponibilità economiche e prestigio politico, diventano più importanti dei vescovi delle comunità minori. Nascono le figure dei cosiddetti metropoliti. Perdono invece di peso i presbiteri, che non vengono più nominati dalla comunità, ma in questo periodo cominciano a essere nominati dal vescovo. Fino al secondo secolo il presbitero era nominato dalla comunità, ora lo nomina il vescovo. I presbiteri che aumentano di numero diventano consiglieri del vescovo, formano una specie di senato, non guidano di fatto più le comunità, ma sono scelti dal vescovo in quanto sono al suo servizio. Ecco, una delle esigenze nuove delle comunità che sorge in questo periodo è costituita dal nascere delle eresie, tra cui soprattutto l'eresia gnostica, che vedremo. Nel corso del terzo secolo assistiamo anche all'opera di influssi esterni alla Chiesa stessa, che sono gli influssi da parte della cultura ellenistica e dall'altra della mentalità giuridica romana. Questi influssi esterni hanno un peso nell'evolversi delle istituzioni ecclesiali. Per quanto riguarda l'influsso della cultura ellenistica, noi sappiamo che la cultura greca era per sua natura intrisa di pensiero speculativo. E non è un caso se poco dopo il terzo secolo incomincerà l'elaborazione del messaggio evangelico attraverso le categorie filosofiche del tempo per l'elaborazione dei dogmi. Chi può essere in grado di fare questa teologizzazione in questo periodo? Chi è considerato competente? Sicuramente i vescovi, gli addetti ai lavori. E così, alla fine del IV secolo, i teologi laici sono scomparsi. Molti dei padri apostolici non erano né presbiteri né episcopi, erano laici. Ma successivamente, mentre ci si avvicina al IV secolo, il competente, cioè questo accentramento nella figura dell'episcopo, e l'episcopo diventa il maestro della fede. Più o meno nel IV secolo, ripeto, i teologi laici cominciano a non esserci più. Senti, i laici perdono l'importanza. Si va verso comunque una gerarchizzazione, questo è vero. Si va verso questa che era una gerarchizzazione, verso il triplice ministero
ma comunque ricordiamoci, si era perché anche gli episcopi, prima nell'età apostolica, si intendeva il servizio episcopale in forma collegiale, già nell'età subapostolica si comincia a vedere un'accentrazione di un vescovo per una comunità. Poi adesso, andando verso il IV secolo, abbiamo detto che nascono i metropoliti, quindi c'è anche una gerarchizzazione all'interno dei vescovi. Ma l'influsso della cultura greca non era il solo, c'era l'influsso anche della mentalità giuridica di origine romana. E la mentalità romana, intrisa invece di diritto, avrà via libera con la svolta di Costantino. Il IV e il V secolo svilupperà leggi e canoni in cui codificare la vita delle comunità. Ma già prima di Costantino erano comparsi canoni e leggi per regolare la vita delle comunità. Ecco, di fatto, sino all'inizio del III secolo, una curiosità, erano sempre stati evitati termini come sacerdos o pontifex. E i termini corrispondenti in greco e in ebraico che facessero riferimento alla funzione del culto, e questo per sottolineare la grossa novità del cristianesimo, dove l'unico sacerdote e pontefice è Gesù Cristo. A partire da Tertulliano, questi termini cominciano a essere usati, tanto che Agostino, poi, parlerà di ministero sacerdotale come ministero della parola, e Girolamo indicherà nel predicare, battezzare, insegnare, a seguire una vita conforme alla fede, i compiti del ministero sacerdotale. Ecco, come avete capito, e ve ne siete resi conto, vedo, ci stiamo avviando alla sacralizzazione del ministero, di cui si sottolinea l'importanza anche liturgica. E parimenti si va sempre più affermando anche l'uso del termine gerarchia. Ne derivano due conseguenze. Tutti i diversi ministeri, piano piano, vengono visti come un gradino di accesso all'ordinazione. L'ordinato, che sono il vescovo e il presbitero, li riunisce tutti in sé. E molti ministeri non si praticano più, o vengono trasformati in stati di vita, come accade per le vedove o le vergini, ordo viduarum, ordo virginum, che all'inizio erano un servizio richiesto per la comunità. Ora sono diventati uno stato di vita, non vengono più intesi come un servizio. C'è poi l'ultimo periodo, il IV, dal IV secolo, e in questo periodo due ditti si pongono come le pietre miliari. Questi li troviamo in qualsiasi libro di storia antica ce li conferma. 313, editto di Milano, il famoso editto di Costantino, che dichiara la libertà religiosa, per cui il cristianesimo diventa, come le altre, una religio licita. Non si tratta più di superstizio illicita. Ora, nel 313, come tutte le altre, al pari di tutte le altre nel crogiolo culturale dell'impero romano, il cristianesimo diventa religione lecita, religio illicita. E poi l'editto di Teodosio, 385, che impone a tutti i sudditi dell'impero la religione cristiana. E ora, con Teodosio, è il paganesimo a diventare superstizio illicita. E che succede in questo periodo, nel periodo di questi editti? La Chiesa si organizza sempre di più sul modello della società civile e i ministeri da servizi diventano amministrazione del popolo di Dio. Si riduce sempre di più l'autonomia delle chiese locali. Ecco, rimangono a questo punto da analizzare due aspetti particolari e che sono anche di una forte attualità. Uno lo analizzeremo stasera ed è il ministero delle donne.
Un altro invece lo vedremo poi dopo Natale, ricominceremo, ed è l'autorità del Vescovo di Roma. Ecco, dedichiamo questi ultimi 10 minuti a riflettere un po' insieme su come in questi primi secoli veniva vissuto il ministero delle donne. Se volete vi consiglio anche una monografia, cioè un testo molto interessante, io l'ho letto durante i miei studi, di George Grison, Il ministero delle donne nella Chiesa antica. Che dire? Mentre non c'è alcun problema se si parla di donne e carisma, il problema sorge quando si parla di donne nel ministero. Ecco, sottolineiamo subito che nel nostro modo di ragionare influisce indubbiamente, non vi stupisca se utilizzo certi termini, però una certa quale mentalità maschilista che si è sviluppata nei 2 secoli. E questo è un retaggio di cui è difficile liberarsi e che talvolta nell'interpretazione porta a una forzatura nella lettura dei testi. Vediamo qualche esempio di forzatura nell'interpretazione dei testi. Per esempio, vi faccio questa citazione in Romani capitolo 16 versetto 1. Poi potete andare a ricercarvi nella Bibbia, così che nel Nuovo Testamento, così che potete anche un attimo capire. Vi raccomando Febe, nostra sorella, che è al servizio della Chiesa di Corinto. Nella precedente traduzione Febe veniva chiamata diacono. Romani capitolo 16 versetto 1. Nella precedente traduzione, prima del 2008, Febe veniva chiamata diacono. Nel commento della Bibbia di Gerusalemme, quella della precedente traduzione, è detto che molti vi scorgono un titolo di ufficio vero e proprio, per cui si potrebbe supporre l'esistenza di un gruppo di diaconesse. Oppure un'altra citazione interessante è Prima Timoteo, capitolo 3, versetto 11. Il riferimento che vi viene fatto, Prima Timoteo, capitolo 3, versetto 11, non è tanto alle mogli dei diaconi, ma alle diaconesse. Capitolo 3, versetto 11. Allo stesso modo, le donne siano persone degne, non maldicenti, sobrie e fedeli in tutto. I diaconi siano mariti di una sola donna, eccetera, eccetera, eccetera. Un'ipotesi è che forse in questo qui non ci si riferisca alle mogli dei diaconi, soltanto a loro, ma a diaconesse. Questo per quanto riguarda 2 esempi nel Nuovo Testamento. Plinio il giovane, nella lettera a Traiano, parla di 2 schiave, e ve l'avevo già citata, che erano ministre, ovvero diaconesse, da lui sottoposte a tortura per avere ulteriori informazioni. E poi anche sia dei padri della Chiesa come Clemente Alessandrino e Origene nel 3° secolo attestano la presenza di diaconesse, ma è riferimento alla Chiesa apostolica. Parlano di diaconesse non nel 3° secolo, ma nel periodo della Chiesa apostolica. Ecco, quale può essere la motivazione di questa preoccupazione ad affermare un diaconato femminile? La risposta si coglie nel fatto che quando Pio XII ha chiesto la restaurazione del diaconato, questo comunque è rimasto collegato all'ordinazione. È ancora un gradino verso il presbiterato. Viene considerato ancora un gradino verso il presbiterato. Noi sappiamo che dopo dal Vaticano II si è rivista la figura del diacono in sé, dell'ordinazione sacramentale e del servizio diaconale in sé, il cosiddetto diacono permanente. Ma sostanzialmente potrebbe essere vissuta ancora come un gradino verso il presbiterato.
E beh, c'è anche l'ordinazione episcopale, che mantengono anche i gradi inferiori. La preoccupazione, pertanto, riguarda la possibilità delle donne anche di accedere ai gradini superiori. La didache, l'avevamo citata, l'insegnamento degli apostoli, dedica molto spazio al diaconato femminile. Al numero 157 della didache si dice: ascoltate, gente di Dio, che siete sacerdozio santo, popolo di Dio, onorate il vescovo, maestro, che regna al posto di Dio e raffigura Dio, onorate il diacono, che raffigura Cristo, onorate la donna diacono, che raffigura lo Spirito Santo, onorate i presbiteri, che raffigurano gli apostoli. E al numero 190 della Didache si riportano anche due funzioni specifiche della donna diacono. Nel battesimo, con la prima unzione, la donna diacono dà la prima unzione e accompagna nella vasca il battezzando. Poi, nella visita alle cristiane ammalate in case private pagane. Questo 190, prima invece la... 157, della didache. Grazie. E questo 190? 190, quello sì. Scusa, ma perché oggi non c'è questa apertura al diaconato femminile? Ci arriviamo. Ecco, adesso siamo un attimo, infatti, adesso alla... nel pregresso storico. Ben presto si sarebbe venuta, cioè affermando, una mentalità giuridica patriarcale che si sarebbe affermata definitivamente in modo radicale attorno al secondo secolo, mentre una maggiore libertà si sarebbe mantenuta nelle chiese eretiche. Vedremo per esempio quando parleremo di gnosticismo o di montanismo. Il problema non esiste finché si parla di carismi, ma si pone quando si parla di ordinazione di donne al diaconato. Ecco, vi dico subito che la questione è difficile, in quanto si rischia di proiettare opinioni che sono invece sviluppate successivamente. Nei primi tre secoli non si era sviluppata una teologia sacramentaria, e quando si parla di ordini si intende indicare un insieme organicamente ordinato. C'è così l'ordine delle vergini, l'ordine delle vedove, e si devono riconoscere le donne funzioni nella Chiesa antica. Però ben presto troviamo anche delle posizioni decise. Per esempio, Tertulliano riconoscerà il ruolo profetico alle donne, ma negherà loro di insegnare, di celebrare e di battezzare. Si sta venendo affermando una mentalità patriarcale. Siamo in un periodo patriarcale, ergo maschilista. Anche i canoni ecclesiastici legati agli apostoli riportano in discussione a questo proposito, e la risposta al quesito è negativa per quanto riguarda l'Eucaristia e positiva per i servizi. La didache invece è quella un po' più libera, perché al contrario parla per le donne addirittura di arrivare all'ordinazione episcopale con l'imposizione delle mani e della partecipazione a diversi servizi come la lettura del libro. Ecco, il problema che si pone è stabilire se la posizione assunta derivi come adeguamento agli influssi culturali esterni alla Chiesa, oppure da considerarsi espressione di una caratteristica propria della Chiesa, come le intenzioni del suo fondatore. Il fatto che, ecco, per rispondere anche a quello che dicevi Torino, no? Il fatto che non esista appunto questa apertura al diaconato femminile già in questo momento, a che cosa è riconducibile? Lo dobbiamo molto probabilmente ricondurre all'influsso culturale che ne viene subito. Proviamo un attimo a pensare a sempre a quei due polmoni nei quali la Chiesa ha respirato, e soprattutto a uno, all'ambiente romano. Nell'ambiente romano la donna ancora, per quanto fosse soprattutto nel classico ambiente domina, era però sempre sottoposta legalmente al marito. Noi sappiamo che nel diritto romano era previsto il cosiddetto delitto d'onore, che è stato tolto, mi sembra,
40-50 anni fa il delitto d'onore nel nostro codice penale, se non vado errato, il delitto d'onore era ricollegabile al fatto che la donna apparteneva al marito e al padre, e una donna che appartiene al marito e al padre ovviamente non può assurgere a queste posizioni. Se noi poi pensiamo che all'interno della comunità cristiana comunque il giuridismo stava prendendo col campo, questo è, non possiamo, possiamo spiegarci allora come piano piano comincia a prevalere una mentalità patriarcale, ergo maschilista. Intendetemi, non è che adesso sto giustificando, però vi sto dicendo quali potevano essere i meccanismi dell'epoca. È stato più che altro al periodo un influsso culturale. Ecco, questo per dire che comunque il ministero, finché nell'età apostolica, sicuramente per quanto riguarda le donne, di ministero si poteva parlare, si parlava. Piano piano poi è prevalsa questa impostazione giuridica romana. Chiudo questa sera, siamo arrivati alle 10, chiudo con una battuta. Ovviamente questo è un argomento scottante sul quale comunque si dibatte fortemente. Diceva praticamente il mio professore questo: cosa sarà in futuro? Non possiamo chiederlo solo al passato. Il passato ci dice quello che è stato. Io vi ho fatto l'esempio appunto e vi ho spiegato come una certa qual mentalità patriarcale maschilista è prevalsa attraverso lo stigma del pensiero giuridico romano, che comunque era quello in cui la Chiesa viveva, soprattutto dalla sua istituzionalizzazione. Cosa sarà in futuro? Il dibattito è aperto anche a livello teologico. Come per concludere con le parole molto interessanti di una valente teologa dei giorni nostri, laica, Serena Luceti, esperta di antropologia teologica, lei dà questa risposta. Lei dice: qui si ferma il dogma della Chiesa, noi cerchiamo di non contristare lo Spirito, di non mettere cioè paletti allo Spirito. Ci indicherà lo Spirito la strada, dice questa teologa. Vedremo appunto poi cosa sarà. Sarebbe interessante sapere su che cosa si basano i protestanti per concedere dici praticamente l'episcopato. Dipende poi, Giuditta, dipende praticamente, perché quando noi parliamo di chiesa protestante dobbiamo vedere le varie caratterizzazioni. Se noi diciamo chiese evangeliche, loro non hanno il sacramento dell'ordine, quindi sai che comunque il ministero del pastorato può essere dato indifferentemente dalla caratterizzazione di genere maschile, genere femminile. Per quanto riguarda poi la Chiesa anglicana, tanto per fare un esempio più vicino al cattolicesimo, anche liturgicamente, lì c'è proprio una cerimonia in cui si consacra la donna al vescovo, i libri di gossip i giornali di gossip si sono sprecati nel dire che il figlio di Kate Middleton potrebbe essere il primo re d'Inghilterra incoronato in futuro da un'arcivescova di Canterbury. Gossip, però ecco, capito, bisogna sempre considerare un attimo le varie particolarità. L'universo protestante, come sicuramente tu sai, è un universo veramente anche dal punto di vista teologico. Ecco, concludo per questa sera, e come approfitto anche, diceva il mio professore Don Romolo Illuminati, una volta ci fece così gli auguri di Natale: vi auguro, ecco, che il Natale, la nascita del bambino, questa nuova nascita del bambino ci riporti a una maggior giovinezza dello spirito. E poi ci va dello spirito, perché dice: guardate a me che te voglio ringiovanire.
che ci porti veramente la luce di Betlemme, una maggior giovinezza nello spirito. Buon Natale e ci vediamo l'8 gennaio. E qui c'è tutto. Ah, un'ultima cosa, queste qui, usatele comunque, adesso vi do tutto il tipo, come vi ho detto io non ho preso proprio tutto, quindi voi tenete per base da pochi i vostri appunti e cercate qui le cose un attimo da consolidare, ok? È molto discorsiva questa, e quindi un minimo, cioè si capisce, però un minimo 10-12 li dovete perdere per un attimo per capire bene.